Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Somerville. Questo sarà il video finale del mio gameplay walkthrough di Somerville, in cui vi andrò a far vedere tutti i finali che questo videogioco ha. Nel mio walkthrough, diciamo in blindrun, ho fatto un finale che è quello né positivo né negativo, neutro, insomma, in cui però eravamo andati un po' avanti. Ora vi farò vedere gli altri finali. Come prima cosa, nel frattempo, qui bisogna assolutamente eliminare, appunto, questo ostacolo e interagire con questo personaggio. Siamo nel capitolo 13-3. Ok, siamo nel terzo punto del capitolo 13. Siamo ora a tornare indietro. E qui non possiamo andare, quindi dobbiamo andare a prenderci la nostra torcia. Eccoci qui. Voi cosa ne pensate di questo gioco nel frattempo? E per me è stata una mezza delusione. Insomma, è un gioco a cui darei al massimo una sufficienza stentata, al massimo. Ok, prendiamoci questo. Un po', se si riesce a togliere sto coso. Così. I controlli sono davvero laggosi, sono fatti male i controlli. Non si capisce bene cosa tu debba fare. Eppure dovrebbe interagire. Ok, preso. E qui si va avanti. Comunque dicevo, i controlli sono davvero orribili. Lo stile grafico è carino, ma niente di che. Cioè, sono carine queste parti qui. Queste parti qui sono carine, ma il resto del gioco è abbastanza anonimo. La trama non esiste. È una di quelle trame in cui devi inventartela tu praticamente. E niente, cioè, anche arrivando alla fine vedrete che comunque anche con tutti i finali, diciamo, sbloccati, non si capirà comunque nulla. Non verrà spiegato niente. Se si vuole la storia bisogna inventarsela. I rompicapo sono alcuni carini, altri abbastanza invece tediosi e noiosi. Il personaggio si muove in maniera lentissima, vedete anche qui non corre, per non si sa bene quale motivo. Però non corre. E niente, dovete beccarvi questo videogioco molto lento, per niente ispirato. La trama è una normalissima invasione aliena alla guerra dei mondi, per dirvi. Ma anche lì, cioè, non ti viene spiegato niente di niente. Davvero molto meh come gioco. Un gioco che appunto se dovessimo dare i voti, se volessimo giocare e dare dei voti, dare al massimo una sufficienza. Se vogliamo essere buoni, ecco. Ok, arriviamo qui. E attenti a questo punto a non usare la torcia blu per andare ad illuminare il divano che vedete là davanti con vostra moglie e vostro figlio. Perché quella è palesemente un'illusione, come avete già visto anche nello scorso episodio, dove io appunto avevo rotto l'illusione usando la roccia blu. Perché questa è un'illusione usando la luce blu, perché questa è un'illusione fatta dalla materia aliena. Voi invece, se arrivate qui ed interagite con il divano, lui lascerà cadere la torcia e banalmente accetterà questa illusione. Sa che ormai il mondo è praticamente finito e quindi va ad accettare l'illusione di avere una vita comunque con sua moglie e con suo figlio. Vedete? Era purtroppo però soltanto un'illusione, in realtà siamo solo noi qui. Non possiamo muoverci, non possiamo fare nulla. E siamo circondati da questa materia aliena. Quindi molto presumibilmente noi moriremo.
Destino accettato alla prima offerta, per l'appunto. Ora, catapultiamoci immediatamente alla fine del gioco, quindi nel capitolo 14.1, per farvi vedere invece gli altri finali. Eccoci qui nell'ultimo capitolo 14.1, che attualmente, almeno nel mio Let's Play, non ha altri capitoli, essenzialmente, 14.1 è uno solo. Quindi saliamo qui. Ora, i controlli e la prospettiva sono davvero fatti male in questo videogioco, eh. Poco da dire, poco da fare. Non abbiamo le torce, quindi non possiamo in qualche modo, in nessun modo controllare la materia. Però vi ricordo che abbiamo il potere, questo qui rosso, il potere blu e il potere viola, che avevamo preso alla fine, appunto. Arriviamo a questa sorta di cerchio di persone, che non si sa bene come mai siano qui, non si sa se siano dei sopravvissuti o degli altri alieni, delle altre persone con poteri come noi, non si sa bene. Però noi arriviamo qui, interagiamo per dare le mani alle persone, e qui possiamo fare tutti gli altri finali. Il primo finale che facciamo direi che è quello di fare la luce viola. Fate la luce viola, fregatevene di quello che hanno appena mostrato quelle luci lì. Tenete semplicemente la luce viola, tenetela premuta, che è il potere distruttivo per eccellenza. E è come se, diciamo, rifiutaste in qualsiasi modo il dialogo con questi alieni. E infatti, tenendo la luce viola, viene tutto distrutto. Il gioco finisce immediatamente. L'obiettivo è guerra dei mondi. Hai scelto la via della violenza, per l'appunto. E li hai disintegrati, hai distrutto tutto. Ora però andremo a vedere gli altri finali. Ritornando quindi da loro, facendo essenzialmente seleziona capitolo e riselezionando il capitolo 14.1, andremo a questa volta provare a dialogare con questi alieni. Ok? E vediamo invece cosa cambia. Se al posto di essere distruttivi, ovvero luce viola, potere distruttivo, addio a tutti, useremo invece, appunto, la diplomazia. Quindi, blu, rosso, blu. Dobbiamo rispedirgli, appunto, dobbiamo rifare quello che fanno loro. Sembrano in questo modo capirci. Vediamo ora cosa fanno. Blu, rosso, blu. Blu, rosso, blu anche noi abbiamo fatto. E in qualche modo sembrano capirci. Blu, rosso. Blu, rosso, ho sbagliato. Facciamo blu. Vediamo se sbagliando invece cambia qualcosa. Perché in questo modo io ho sbagliato. Blu e rosso. Ok, vogliono assolutamente che si faccia blu, rosso. Blu, rosso. E così facendo, appunto, blu, rosso, blu, rosso. Viene spawnata quella casa, ma il finale entrando nella casa l'abbiamo già fatto. Ok? L'abbiamo già fatto il finale per cui si entra nella casa. È un altro finale illusorio. Praticamente lì dentro nella casa c'è nostra moglie e essenzialmente si entra e il gioco finisce, riportandoci in una sorta di illusione, mondo illusorio, in cui va tutto bene. Ok. Però vedete che non si va avanti in alcun modo in questo modo, perché l'unica opzione che abbiamo a questo punto è accettare la nostra illusione. Abbiamo dialogato con gli alieni e gli alieni, l'unica cosa che a quanto pare ci propongono è l'illusione. Guardate lì, infatti, nostra moglie e nostro figlio che escono dalla casa. Noi ci andiamo. Quindi seguendo appunto ciò che vogliono gli alieni, noi finiamo in un'altra illusione. Il gioco finisce. In questo caso non verrà sbloccato l'obiettivo perché
è quello il finale che mi sono beccato appunto nel mio walkthrough in blind. Ed ora andiamo a fare gli altri finali che ci mancano. E come un novello, Doctor Strange, alieni, sono venuto a patteggiare. Li abbiamo intrappolati in questa sorta di loop continuo in cui li sfruttiamo per provare i nostri finali. Allora, per fare il terzo finale, dobbiamo nelle prime due istanze ripetere quello che ci hanno detto loro. Quindi ci hanno detto blu, rosso, blu. E noi diciamo, va bene, blu, rosso, blu. Adesso invece fanno blu, blu, rosso. Quindi ripetiamo, blu, blu, rosso. Dovete aspettare ogni volta, eh. Appena dopo che fanno loro, aspettate che la telecamera si allarghi. Ora loro parleranno di nuovo. E noi invece però cosa faremo? Non faremo quello che dicono loro questa volta. La terza interazione, voi farete blu, blu, blu. Farete tre blu. E così facendo spawnerà al centro una sfera, essenzialmente, con all'interno nostra moglie e nostro figlio. Presumibilmente potrebbero essere quelli veri. Noi poi interagendo con questi orb, e dando ovviamente l'energia del colore giusto, andremo a sacrificare tecnicamente il potere che abbiamo per distruggere questo orb. Infatti ora se provo ad utilizzare il potere blu non mi va più perché l'ho sacrificato, non ce l'ho più. Ho sacrificato quel potere, tutta l'energia che mi dava quel potere, per distruggere questo orb. Stessa cosa ho fatto ora per il potere rosso. E come vedete anche il rosso è stato distrutto. Ed infine per quello viola. Con cui però sacrificheremo anche la nostra vita. Essenzialmente quindi ci siamo sacrificati per salvare nostra moglie e nostro figlio, che in questo momento non sembrano essere un'illusione. Però gli alieni sono comunque lì dietro, quindi boh. Abbiamo ucciso gli alieni, abbiamo distrutto solamente questo orb, abbiamo solamente salvato nostra moglie e nostro figlio per poi fargli fare una fine ancora più brutta. Non lo sapremo mai. Quindi andiamo a fare l'ultimo finale disponibile nel gioco, perché in tutto sono 5. E rieccoci qui. Questo sarà l'ultimo finale, e a quanto pare è il finale più positivo. È il finale in cui probabilmente otterremo il risultato più positivo. Per fare ciò, però, c'è proprio una sequenza da fare con i comandi che non so come è possibile che sia stata scoperta, sinceramente, ed ora ve la farò vedere. Allora, la prima volta dovete fare blu, rosso, blu. Ok. Blu, rosso, blu la prima volta, poi lasciate che loro facciano la loro risposta. Nella seconda volta dovrete fare 3 volte blu, 3 volte viola. Ok? Quindi blu, 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 viola, viola, viola. E assicuratevi di farli anche ad un ritmo abbastanza alto, eh? Non aspettate troppo tra uno e l'altro. Vedete che la loro risposta cambia comunque. C'è come se fosse una sorta di boh. Una sorta di linguaggio. Comunque, per la terza volta dovrete fare blu, 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 rosso, viola, viola. Ed ora l'ultima sequenza che è la più complessa. Quindi seguitela, mi raccomando, eh. Seguitela bene. Si tratta di fare 3 volte blu, blu, blu,
blu, rosso, viola, viola e tre volte rosso finale. Vedete che il nostro personaggio si è automaticamente staccato dai personaggi, dalle persone. E gli alieni se ne sono andati. Io non mi sto muovendo in questo momento, sto facendo tutto da solo al gioco. Ora invece sono io, vedete? Ecco qua. E a quanto pare questo è il finale più positivo. In qualche modo siamo riusciti a comunicare con gli alieni. Se avete idea di come funzioni questo tipo di linguaggio, perché evidentemente il blu significa qualcosa, il viola qualcos'altro e il rosso qualcos'altro ancora, ditemelo nei commenti. E questo è indubbiamente, come vedete, il finale più positivo. Questa non è un'illusione. Lui ha davvero ritrovato sua moglie e suo figlio. Gli alieni se ne sono andati. A differenza del finale precedente in cui gli alieni rimanevano quando noi ci sacrificavamo per la nostra famiglia. Ed ora possiamo uscire. Ci sono tante porte, quindi immagino che forse ogni persona abbia dovuto. Vedete, ci sono delle persone che vanno attraverso le porte. Immagino che magari ogni persona abbia dovuto scegliere il proprio destino. Conclusione, comprensione, scelto la diplomazia. Ok, e quindi così si conclude anche il quinto e ultimo finale alternativo di Somerville. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti di questi finali, qual è il vostro preferito e iscrivetevi ovviamente al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che lasciare un bel pollice in su per farmi sapere se avete gradito questo video. Io vi ringrazio e da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!